vivono nel cuore bresciani l'Italia, l'Italia che oggi conosciamo, l'Italia col tricolore, l'Italia che si è fatta onore e continua a farsi onore in tante geografie del mondo. Ecco perché per noi celebrare l'unità nazionale significa celebrare un pezzo importante della nostra storia. Stiamo in Piazza della Loggia, a pochi passi proprio da quel segno evidente, visibile, che ci donò il re, la bella Italia, dove ancora al basamento di quella bella Italia sono raffigurati i momenti più cruenti delle 10 giornate. Per noi l'unità nazionale è un valore, ed è un grande valore che non disconosce la ricchezza, la pluralità e la particolarità delle nostre terre, ma che significa che abbiamo futuro solo dentro un processo di unità. Festeggiamo anche le nostre forze armate, perché noi siamo stati terra di confine. Siamo andati prima a celebrare davanti al Masso dell'Adamello ricordi indelebili di migliaia e migliaia di ragazzi che hanno perso la vita per difendere la propria patria e la propria nazione. Quelle forze armate ci hanno reso orgogliosi e ci hanno permesso di camminare a testa alta. Non fu solo una grande mobilitazione dell'esercito, ci fu una grande mobilitazione popolare. Tante furono le famiglie, le donne che aiutarono i nostri soldati là, su quel confine, un confine terribile a nord della nostra provincia. Ecco perché questa festa è una festa che ha un grande significato per noi e lo deve avere ancora per il Paese. E voglio ringraziare in questa circostanza il Presidente della Repubblica Ciampi, perché nei momenti in cui questa festa stava perdendo significato, vigore, valore all'interno della nostra comunità nazionale, ha voluto restituirgli significanza, importanza, dignità. È importante soprattutto per le nuove generazioni, per i ragazzi e per le ragazze, per i bambini e le bambine della nostra terra, perché coltivino un sentimento di patria, che non vuol dire nazionalismo aggressivo, significa coltivare un sentimento di comunità. E le comunità, quando sono solide, quando sono forti, sono in grado di cooperare, di farsi valere ma anche di cooperare, di costruire un futuro di pace, di serenità e di crescita e di sviluppo e di benessere, esattamente quello che sono gli obiettivi fissati indelebilmente nella nostra Costituzione Repubblicana. Per questo questa giornata per noi è una giornata importante, solenne, significativa e emotivamente importante. Viva le Forze Armate, viva l'Italia! È fatto ricco. Prende ora la parola.